Morì schiacciato dalle ruote di un camion alla rotonda lungo la declassata all'altezza della questura. Un incidente terribile è avvenuto il 17 maggio di 2 anni fa, per il quale il conducente del camion è stato condannato dal Tribunale di Prato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e alla sospensione per lo stesso periodo della patente. La vittima, Francesco Mati, 67 anni, era in sella alla propria bicicletta quando fu travolta involontariamente dal mezzo condotto da Francesco Panicagli, operaio di 38 anni. L'uomo è stato giudicato con il rito abbreviato, pubblico ministero Antonio San Germano. La dinamica è stata ricostruita grazie alle immagini riprese dalle telecamere del chiosco dei Panini che si trova in prossimità della rotonda. I periti dell'accusa e della difesa, rappresentata dagli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo, hanno lavorato a lungo su ogni singolo fotogramma per ricostruire nel dettaglio cosa avvenne. Il camionista fin dal primo momento ha sempre raccontato di non essersi accorto del ciclista finito sotto le ruote del veicolo. Fu necessario l'intervento della gru dei vigili del fuoco per sollevare il camion e recuperare la salma. Camion che proveniva da via Berlinguer e si accingeva ad immettersi sulla declassata in direzione del casello dell'autostrada. Secondo l'accusa, la modalità della manovra fu imprudente. La strada rimase chiusa a lungo per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi. La bicicletta della vittima fu ritrovata spezzata in 3 parti.